Insieme a me questa sera Mirti De Gavelli, che voi tutti e tutte conoscete sicuramente del Museo Civico del Risorgimento e anche del Comitato di Bologna di Storia del Risorgimento, e il professor Roberto Balzani, anche lui sicuramente lo conoscete, docente di Storia Contemporanea della nostra università. Io ringrazio sia Mirti De e soprattutto Roberto per aver accettato questa sera di essere insieme in questa occasione, in questa conferenza. A me il compito non solo di aprire appunto la conferenza e la serata con i saluti di cortesia, ma anche quello di introdurre questa conferenza con un breve intervento. Ovviamente cercheremo tutti di essere siamo in tre, quindi non vogliamo ammorbarvi più di tanto, anche visto l'orario serale, però insomma ci siamo divisi un po' i compiti. A me il compito di introdurre questo discorso, di partire, di inserire diciamo così, la storia del Risorgimento italiano, quella storia appunto che si chiudeva almeno in parte con la proclamazione del Regno d'Italia il 17 marzo del 1861. Ecco, introdurre e leggere questa storia non tanto appunto come una storia di costruzione nazionale, comunque non unicamente come la storia di una costruzione nazionale, ma la mia scelta è stata quella di leggere questa data come un dialogo in realtà, cioè leggere il processo del Risorgimento come un dialogo tra l'Italia e l'Europa. O meglio ancora, un dialogo tra due modelli di costruzione europea, due modelli europei opposti e anche complementari, che ebbero in quella prima metà dell'Ottocento, in quella prima mezzo secolo di storia europea, di fatto l'idea di fondo è quella di rompere un po' con la tradizione dell'Ancien Régime per fondare una nuova società moderna e borghese a fronte appunto dell'aristocrazia. Protagonista anche di questo dialogo fu sicuramente una nuova elite intellettuale e anche politica, artefice di quella che fu in Italia la stagione del Risorgimento e un po' in Europa la costruzione di questo nuovo tipo di base europea. Quali sono questi due modelli che a mio avviso sono quelli con cui dialoga appunto il Risorgimento italiano? I due modelli d'Europa con cui dialoga il Risorgimento italiano sono da un lato due modelli rivoluzionari, il modello della Rivoluzione francese, il modello francese, quello uscito dalla Rivoluzione dell'89. Quel modello, quella rivoluzione portatrice ovviamente di quelle idee di libertà, di uguaglianza, di nuovi diritti che trovavano poi una scrittura e una propria lettura giuridica nelle varie costituzioni, un'idea nuova di cittadinanza. Da un lato quindi questo modello francese, dall'altro un modello che è un modello inglese, che è quello che scaturisce dalla rivoluzione industriale e che quindi è un modello che ha alla base un'idea di progresso economico, ma che è anche un modello politico, in cui diciamo, il perno della costruzione di questo modello è sicuramente il ruolo fondante e centrale dato al Parlamento. Il Risorgimento italiano si inserisce a pieno titolo, a mio avviso, in questo momento storico. Il Risorgimento italiano appartiene all'età delle rivoluzioni, a quel momento storico, dicevo, che fonda, rompendo fondamentalmente, muta profondamente nell'arco di un mezzo secolo il volto dell'Europa. Da un'Europa dell'aristocrazia a un'Europa della modernità. Questa rottura
in questa Europa della prima metà del XIX secolo non è separabile dall'idea e dallo svolgimento, dalla costruzione dei diversi stati nazionali. Quindi da un lato c'è una costruzione europea e dall'altro sicuramente c'è questa idea di costruzione degli stati nazionali. Il Risorgimento italiano si inserisce dunque in questo movimento europeo e ne occupa una posizione particolare. Si inserisce in questo passaggio, in questo momento di passaggio, in quello che ormai la storiografia e tutti siamo abituati a conoscere come un lungo periodo che le sue origini, le sue radici proprio in quella rivoluzione francese a cui accennavo prima, nelle idee della rivoluzione francese, prima ancora, se vogliamo, nelle idee dell'illuminismo, della ragione dell'illuminismo, di quelle idee recupera, di quella stagione recupera queste idee di libertà, di uguaglianza, che vengono poi anche. Sicuramente che trovano un momento di recupero anche forte e soprattutto anche un momento di costruzione giuridica nella stagione napoleonica. E da partire da questo momento si lancia quel processo nazionale che avrà a tappe successive, porterà appunto alla costituzione del Regno d'Italia. Le tappe successive sono diverse, sono conosciute, certamente non è su quelle singole tappe che mi voglio soffermare in questo breve intervento, ma ci sono alcuni momenti, tuttavia, che sono fondanti. Un primo momento è che vale, momenti che sono fondanti e che valgono e che possiamo leggere ovviamente anche a livello europeo. Un primo momento fondante è sicuramente gli anni 20, 21, le rivoluzioni del 20 e 21, quel momento storico in cui in diversi paesi europei entra con forza la richiesta di costituzione, di una costituzione liberale. Quindi queste sono quel portato giuridico appunto a cui accennavo prima. Ma io, a mio avviso, una data cerniera, una data di rottura importante in questo processo è sicuramente il 1830. Al 1830 bisogna fissare un momento storico che ha valenze diverse, soprattutto per quelli che erano appunto in questa Europa, in questo modello europeo, in questa Europa occidentale della prima metà del secolo, costituivano un po' i perni di questo modello nuovo che andava costituendosi. Il 1830 è per la Francia l'ultima tappa della grande rivoluzione che era cominciata nel 1789. Al tempo stesso, per l'Europa intera, per l'Europa occidentale, è l'inizio di quel movimento di disgregazione della dinamica rivoluzionaria generale per andare a costruire, a cominciare a formare una serie di sezioni nazionali, diciamo così, della rivoluzione. È un momento fondamentale anche per il Risorgimento italiano, ovviamente, non tanto dal punto di vista della riuscita, ovviamente, dei momenti rivoluzionari, ma perché in Italia si esce un po' dalla logica, diciamo così, municipalistica, di richieste municipalistiche, che era rimasta un po' nelle rivoluzioni del 2021, per entrare in una logica nuova, una logica nazionale, di costruzione nazionale, per iniziare a parlare di Italia, e direi che appunto quale migliore rappresentazione di questo momento la formazione della Giovine Italia di Giuseppe Mazzini. Però leggendo, continuando a leggere questo processo di costruzione nazionale in questo dialogo con l'Europa e quei due modelli di costruzione europea da cui ero partita, mi sembra che l'altro aspetto fondamentale di questa data, quindi dell'aver scelto il 1830 come data importante, risieda anche nel fatto che
a partire da quella data è il modello inglese, diciamo così, della rivoluzione che va affermandosi in Europa. Un modello appunto che era fondato sulla libertà costituzionali, su un modello parlamentare, liberale, e che vedeva la progressiva affermazione dell'economia politica come modello di emancipazione, un'emancipazione nuova, fondata non solo sulla rivoluzione industriale, sul portato quindi economico e sociale della rivoluzione industriale, ma anche dal punto di vista politico sulla affermazione e la richiesta del sistema parlamentare, che diventa fondamentale. E l'altro aspetto interessante di questo modello è, diciamo, il prevalere delle riforme, della richiesta di riforme su quella di rivoluzione. Diversi sono i modelli, appunto, non solo quello inglese. Questo modello viene in un certo senso scelto e adottato da François Guizot, dalla Francia della Monarchia di Luglio, quindi da quel giusto mezzo che poi diventerà uno degli ideali a cui Cavour e i liberali italiani si ispireranno. Quindi c'è questo passaggio in questa fase tra gli anni 30 e gli anni 40 dell'Ottocento, in cui si assiste a questa nuova scelta, a questa idea nuova di Europa che va affermandosi. L'altro aspetto interessante è che questa nuova idea di Europa che va affermandosi è sicuramente un'idea di Europa che ha alla base una nuova cultura politica, letteraria, in generale. Una nuova cultura politica che si afferma anche in Italia e che sarà ovviamente rappresentata anche da esponenti di questa elite nuova italiana che va formandosi e che ha alcuni elementi costitutivi di questa nuova cultura politica, di questa nuova classe politica e intellettuale. Un elemento fondante e estremamente interessante e un mezzo di conoscenza che va sviluppandosi e che ancora una volta assume un carattere europeo è sicuramente quello della stampa. La stampa che diventa i giornali che diventano luoghi di discussione e di dibattito a livello internazionale. Le Globe, che è uno di questi, diciamo così, delle maggiori dei giornali più rappresentativi di questo periodo, è un giornale su cui scrivono e dibattono tra le sue pagine appunto gli esponenti un po' di tutta questa nuova classe, di questa nuova elite culturale e politica. Giornali che sono anche giornali attraverso cui si sviluppa quel dibattito e quell'economia politica nuova che aveva come portato l'idea di questo nuovo tipo di costruzione. Quindi la stampa, ma anche i diversi luoghi del sapere. Luoghi nuovi, luoghi di discussione scientifica, ma che si trasformano rapidamente in luoghi di discussione politica. L'insegnamento, la formazione politica ed economica passa attraverso questi nuovi luoghi della sociabilità, che è una sociabilità culturale, che è rappresentata dall'Académie des Sciences Morales et Politiques in Francia, ma soprattutto qua a Bologna ne abbiamo un esempio con la società agraria. Società agraria ce n'erano un po' in altre parti d'Italia, ovviamente. Un buon municipalismo fa sì che l'esempio che vi porto qua stasera è quello della società operaia, scusatemi, della società agraria di Bologna, che nasce come società di discussione sulle tecniche agrarie e si trasforma progressivamente nel luogo in cui quella classe di liberali moderati, primo fra tutti Marco Minghetti, ma poi Carlo Berti Pisciai e tutti gli altri uomini che appartengono agli uomini del Risorgimento bolognese, si riuniranno per discutere ovviamente delle idee di modernizzazione economica, ma poi progressivamente anche di quella politica. Un altro
esempio, è un altro strumento, se così si può chiamare, attraverso cui si crea questa rete e questa nuova elite intellettuale, sicuramente attraverso i viaggi. I viaggi diventano, lo sono sempre stati, diventano uno degli elementi di unificazione di questa nuova Europa. Viaggi che si trasformano, non sono più i viaggi culturali, il famoso Grand Tour, in cui tutti gli aristocratici dalla metà del Settecento in avanti avevano scelto di fare come viaggio di formazione, ma in questo caso di una formazione più culturale che non politica. In questo caso i viaggi si spostano, gli itinerari cambiano, non si va più dall'Inghilterra alla Francia verso l'Italia, ma è dall'Italia o dalla Francia che si va verso l'Inghilterra. Si va verso l'Inghilterra a studiare appunto quel modello industriale, quel modello politico che diventa progressivamente la base della costruzione di questa nuova Europa. Quindi una rete internazionale, se così possiamo dire, che passa attraverso la carta stampata, che passa attraverso questi luoghi di discussione, passa attraverso i viaggi, passa attraverso anche una rete che è quella degli esiliati politici. Anche questo è sicuramente un luogo di formazione di una internazionale, così come è stata definita, internazionale liberale di questa nuova generazione, di questa nuova classe politica. Ecco, certamente questo modello, questo modello europeo trova, diciamo così, un momento di rotture, di fallimento soprattutto per quello che riguarda il Risorgimento italiano nel 1848. È un fallimento che passa attraverso, non è solo il fallimento della rivoluzione nazionale, il fallimento del 48, è anche un po' una sorta di fallimento di quella elite che si era andata formando e che, diciamo così, più che un fallimento, è un momento che mostra i limiti di questi modelli che si erano andati creando, soprattutto per l'Italia, mostra la differenza fondamentale, che si era venuta a creare tra un'elite italiana che non comprende, non è capace di unire profondamente quella che rimaneva, diciamo, una parte limitata della società italiana con le masse popolari. Primo fra tutti, ovviamente, il mondo rurale per quello che riguarda l'Italia. E questo era un legame che invece in Francia e in Inghilterra si era venuto costituendo. In realtà il mondo rurale era sempre stato associato fin dal 1789 alla rivoluzione francese. La borghesia francese era riuscita a stringere un patto con questa borghesia, con la classe dei contadini. Stessa cosa l'Inghilterra, la trasformazione del passaggio dall'Inghilterra agraria all'Inghilterra delle classi popolari si era fatta e si era completata. In Italia questa elite ristretta rende più complesso questo processo di unificazione. No, la non comprensione della necessità di unire le masse popolari alla rivoluzione nazionale è uno dei limiti che porteranno al fallimento del 1848. È un po' come se la struttura sociale dell'Italia non fosse ancora pronta, in un certo senso, a questo passaggio. Vero però è anche che questo momento, questo fallimento, diciamo, di questo limite del 1848 dal punto di vista del fallimento della rivoluzione nazionale, diventano però anche un momento in cui questa elite liberale moderata in un certo senso si rafforza. Il fallimento dell'opzione democratica fa sì che l'idea della costruzione nazionale vada a partire dal 48 in avanti, declinandosi in chiave monarchica e nazionale e con una guida dall'alto che è appunto quella del Piemonte e soprattutto la guida politica di Cavour.
Questo quadro è molto interessante perché mette insieme appunto i due esponenti, quello bolognese Marco Minghetti e Cavour, l'esponente nazionale, e che riflette proprio questo tema di questa nuova classe liberale che sarà la classe che costruirà, che darà vita al risorgimento nazionale. C'è un altro aspetto interessante con cui vorrei anche chiudere poi questo mio breve intervento, è che il fallimento sostanzialmente del 1848, della rivoluzione, consente anche a Cavour di comprendere che la riuscita, diciamo così, per far riuscire il movimento di costruzione nazionale non bisognava unicamente appoggiarsi su un modello europeo, ma bisognava chiedere aiuto al concerto europeo, entrare nel concerto europeo, rendere partecipe l'Europa della situazione italiana. E in questo Cavour, e la scelta di Cavour di partecipare alla guerra di Crimea è un esempio, cioè l'idea di far entrare la situazione, la questione italiana nel concerto europeo. Capire inoltre che era necessario l'intervento da un lato delle potenze europee, quindi l'intervento, diciamo così, potremmo dire quasi l'intervento da una parte della Francia di Napoleone III e il non intervento inglese in un certo senso, se così lo vogliamo definire, nel momento di costruzione italiana. Quindi è come se da qui l'originalità, in un certo senso, della costruzione del risorgimento italiano, un'originalità che va basandosi sul fatto che forse quel modello che si sognava di applicare in realtà non si riesce ad applicare, nessuno dei due modelli, in un certo senso, o forse sì, entrambi in parte, ma sicuramente da quella scelta, da quel modello, da quel posizionamento, si trova un modo nuovo di costruire il risorgimento italiano. Una costruzione complessa, quella del fare l'Italia, quindi, che manteneva in sé alla fine le diverse anime della costruzione nazionale, che rendeva queste diverse anime avrebbero reso difficile la costruzione, difficoltosa se non altro, la fase del fare gli italiani, quindi quella successiva, e contribuì forse in un certo senso ad alimentare una memoria divisa. E che tale rimane ancora oggi. A chiusura volevo solo leggervi un brevissimo brano tratto da diciamo così, il prologo che Victor Hugo fa alle memorie di Garibaldi scritte da Alexandre Dumas. E quindi un po' una sorta di rappresentazione di quell'Europa culturale che si era venuta a creare, di quella rete di intellettuali che in un modo o nell'altro erano uniti da diverse esperienze. Hugo scrive queste parole, le scrive in esilio a Jersey, quindi dopo il fallimento della rivoluzione del 48, le scrive in omaggio a Garibaldi. E le scrive in omaggio alla lotta dei popoli. Hugo scrive: L'Italia esiste, l'Italia è l'Italia. Dove c'era un'espressione geografica, ora c'è una nazione. Dove c'era un cadavere, ora c'è un'anima. Dove c'era uno spettro, ora c'è un arcangelo. L'immenso arcangelo dei popoli, della libertà, in piedi e con le ali spiegate. L'Italia si rialza e cammina e l'Europa risplenderà di questo prodigio. Grazie. A questo punto lascerei la parola a Mirtide. Grazie Elena, grazie della introduzione e di questo
panorama europeo molto complesso, però di sicuro fondamentale per comprendere i grandi passaggi di questa storia. Il mio compito questa sera invece è molto più localizzato, e cioè io mi occuperò del triennio 1859-1861. E cioè del passaggio tra lo Stato Pontificio e il Regno d'Italia, in particolare visto dall'Osservatorio bolognese, punto di vista della città di Bologna, di cui il Museo del Risorgimento, di cui io faccio parte, è l'espressione, appunto, l'espressione storica. Anche io parto con una piccola presentazione. Allora, io partirei appunto per introdurre questo discorso sul triennio 59-61, quindi sul passaggio vero e proprio al 17 di marzo, che oggi andiamo a ricordare, 17 marzo 1861. Partirei con una brevissima lettura dalle cronache di Bologna di Enrico Botrigari. Enrico Botrigari era un moderato, un osservatore molto acuto della realtà del suo tempo. Scrisse questa ampia cronaca che copre alcuni decenni degli anni centrali del Risorgimento, riporta spesso ampi stralci dai giornali ed è molto interessante. Lui apre il volume del 1860 in questo modo: rivolgendo il pensiero al passato e riflettendo alla triste condizione in cui trovavansi queste province della Romagna, per non dire del resto d'Italia, non va alcuno che non benedica la provvidenza di Dio, che in così breve spazio di tempo ha voluto rialzare dal fango la maggior parte delle popolazioni della penisola e dirigerle sul cammino della propria indipendenza, che è il primo e sommo bene dei popoli. Mercé la lealtà d'un re magnanimo e d'un illustre e sapientissimo ministro, che in nostro aiuto provocava l'intervento delle armi francesi, e mercé l'efficace protezione del terzo Napoleone, l'Austria, la nemica implacabile di ogni libertà politica e sociale, l'Austria, dico, non potrà più cospirare alla servitù d'Italia. Bene, il nostro cronachista racconta in questo modo l'avvio del 1860. Perché parto da questo triennio 59-60-61? Perché sono gli anni fondamentali anche in relazione alla percezione dell'unificazione del paese. Il decennio precedente, Elena Musiani ha parlato del biennio 48-49, delle rivoluzioni precedenti, di tutto il periodo precedente. Ebbene, il decennio tra il 49 e il 59 fu un decennio quieto e turbolento allo stesso tempo. Quieto perché la seconda restaurazione che molti paesi, molte città, molte zone della nostra penisola vissero fu una restaurazione molto pesante, molto difficile da affrontare per le popolazioni e sicuramente per i patrioti, ma anche per le popolazioni. Ma allo stesso tempo turbolento, perché molti moti, molti tentativi insurrezionali ci furono, ma ci furono anche tutta una serie di operazioni sotterranee che portarono verso appunto la fine del decennio a una situazione di ineluttabile conclusione degli eventi. In particolare a Bologna. Nello Stato Pontificio, comunque facendo capo a Bologna, una serie di associazioni e di personaggi
di persone si erano raccolte in società, tra tutte ricordo la società nazionale come quella forse più efficiente, più che raccoglieva le persone più eminenti, non tanto per il ruolo che potevano avere avuto o che intendevano avere, ma anche per l'impegno che ci mettevano. Io ho inserito alcune immagini di questa, per esempio, vorrei leggervi qualcosa. È l'immagine di un garibaldino, quindi di una persona che combatte per la libertà del paese, l'unificazione del paese, ma è anche il ritratto di quel Cesare Ghedini che vediamo citato nella lapide. È una lapide presente in un interno, in un cortile interno del Palazzo Pepoli Vecchio a Bologna, e indica il luogo dove si raccoglievano le armi per una eventuale insurrezione, ma si raccoglievano anche le persone per parlare, per accordarsi, per predisporre tutto quello che sarebbe dovuto arrivare dopo un'altra guerra che ormai era vista come ineluttabile, un'altra rivoluzione, chi lo sa, un'altra guerra probabilmente, pensavano questi signori che ho messo in questa composizione. Sono tutti bolognesi che ebbero ruoli e compiti a livello anche nazionale e internazionale, oltre che locale. 1859, la città di Bologna, come abbiamo anche rievocato insieme agli amici di 800 APS l'anno scorso, negli anni passati, in più occasioni, il 1859 è un anno fatidico, come si potrebbe dire, come si diceva un tempo. Tutte le vicende del decennio precedente arrivano vengono tirati i fili di queste vicende, scoppia una nuova guerra tra il Piemonte, lo Stato di il Regno di Sardegna e gli austriaci e l'impero d'Austria, e la cosa fondamentale, importante, è che scoppia il tutto nella tarda primavera e in giugno nelle nostre zone, nelle nostre terre della Emilia Romagna, Marche per esempio, o in Toscana, cioè si assiste a una caduta a ripetizione di tutti i governi che c'erano, quelli che erano stati restaurati dopo il 49. Perché? Perché le truppe austriache impegnate nella guerra contro lo Stato Sabaudo, quindi al confine tra il Veneto e la Lombardia, richiamarono tutti i soldati che avevano disperso lungo la penisola a puntellare i vari stati, e questi stati si trovarono sprovvisti delle guardie che avevano in appoggio, che avevano avuto in appoggio negli ultimi anni. Nel giugno del 1859 in particolare questo successe lungo l'asse della Via Emilia, potremmo quasi dire lungo tutta la nostra regione. Da una parte i ducati e poi le zone dello Stato Pontificio si ritrovarono dalla sera alla mattina, si può quasi dire, senza più la presenza dei governanti precedenti e senza più la presenza degli austriaci che li sostenevano. Questa stampa, che è esposta da sempre nel nostro Museo del Risorgimento, rappresenta in modo abbastanza immaginifico, ma raccogliendo eventi di molte ore in un unico momento, l'abbandono degli austriaci, rappresenta gli austriaci che lasciano la città di Bologna, quello sullo sfondo del Palazzo Comunale, Palazzo da Curzio, fanno vedere come vengono abbattute le insegne papali, delle insegne dello Stato, come venga issata la bandiera tricolore, cioè tutto in un attimo quello che si svolse, per la verità, in poche ore, tra la mezzanotte e le 10 del mattino del 12 giugno 1859. Nei giorni successivi
anche tante altre città della regione ebbero vissero gli stessi eventi. Perché prima vi ho fatto vedere questi signori? Perché avevano predisposto talmente bene le cose che non ci fu un vuoto di potere, non ci fu un momento di abbandono agli eventi e alla difficoltà del momento. Ci fu un passaggio molto, molto morbido tra quello che era il governo precedente e quello che fu il governo successivo. C'era già un governo in fieri scritto sulla carta. Nel giro di poche ore riuscirono a prendere possesso dei loro uffici, potremmo quasi dire, e riavviare il tutto. Questo passaggio morbido tra una situazione e l'altra sorprese molto anche gli europei, che si aspettavano probabilmente un altro conflitto, e tutto questo portò nel giro di pochi mesi alla presenza di governatori provvisori, governi provvisori sostenuti, appoggiati con personalità mandate dal Regno di Sardegna. Ricordiamo tra i governatori dittatori temporanei che ci furono a Bologna per pochi mesi: Massimo D'Azeglio, Leonetto Cipriani, Luigi Carlo Farini. Luigi Carlo Farini fu colui che portò le legazioni e la regione intera ai plebisciti del marzo 1860. Siamo ancora un anno indietro rispetto alla data che stiamo ricordando oggi. L'11 e il 12 marzo 1860, infatti, si svolsero in tutta la regione, e comunque nel giro di poche settimane anche in Toscana, nelle Marche, in Umbria e in altre zone, questi plebisciti. Che cosa furono questi plebisciti? Furono una votazione a cui venne chiamata la popolazione maschile, naturalmente, una votazione che prevedeva la scelta fra l'unirsi con, cioè l'annessione al Regno di Sardegna, o l'altra scelta, la possibilità di autogovernarsi. Non era prevista l'opzione rimaniamo con lo Stato Pontificio. Questa era già stata cancellata, già stata rimossa. Nessuno, anche tra i monarchici, tra i più lealisti, prevedeva più che si potesse rimanere con lo Stato Pontificio. Il risultato dei plebisciti nella nostra regione fu ovviamente plebiscitario, potremmo quasi dire, con un gioco di parole. Fu un voto quasi totale per l'annessione al Regno di Sardegna, e il 18 marzo il dittatore Farini, dittatore in questo caso, lo ripeto, forse inutilmente, ma non indicava un ruolo negativo, ma un ruolo di una persona che aveva poteri particolari in un momento particolare. Ebbene, questo Luigi Carlo Farini, appunto, che presenta al re Vittorio Emanuele di Sardegna, presenta il risultato dei plebisciti. Il disegno preparatorio di Luigi Busi, l'autore di questo quadro, è un disegno che appartiene alle raccolte della Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio, ovviamente alle bellissime raccolte della biblioteca, e la fotografia in bianco e nero che vi faccio vedere invece rappresenta questo grande dipinto di Luigi Busi, che era stato preparato per il Salone del Risorgimento di Casa Pizzardi, di Luigi Pizzardi, il primo sindaco della Bologna libera, come si diceva appunto allora. Ma ne abbiamo solo una foto in bianco e nero, perché il dipinto, presente in tutti gli inventari dalla donazione effettuata nel 1922 al Comune di Bologna fino al 1959, è presente in questo arco di anni, viene studiato, viene fotografato, ma era conservato a Palazzo Comunale dal 1959, nessuno ne ha più notizia, per cui
è un dipinto considerato perduto, ma ve lo voglio far vedere perché ovviamente qui c'è il personaggio fondamentale che vediamo anche qua, Giuseppe Garibaldi. Questo sullo sfondo è Luigi Carlo Farini, il dittatore delle, delle Romagne che porta al re il risultato del plebiscito, e questo è l'altro bolognese che abbiamo visto prima anche in foto, Gioacchino Napoleone Pepoli. Quindi comunque in questo quadro, poi ci sono altri personaggi noti ma non ha importanza in questo momento. Ebbene, marzo 1860, Vittorio Emanuele II riceve questi risultati e quindi sostanzialmente si trova ad essere sovrano di tutte queste regioni della penisola che gli vengono offerte, che gli si offrono per scelta popolare. Quasi subito, nel giro di poco più di un mese, il nuovo sovrano, che qui vediamo in un bellissimo dipinto, è quasi bello in questo dipinto, Vittorio Emanuele II, che di solito ha delle arie un po', viene dipinto in modo un po' non particolarmente carino. Questo è un dipinto sempre del nostro museo, realizzato fra l'altro da una pittrice austriaca viennese, Elisabeth Model, proprio nel 1859. Quindi rappresenta il re Vittorio Emanuele nel momento in cui riceve le annessioni delle regioni italiane. E, dicevo, Vittorio Emanuele decide di fare un viaggio lungo i nuovi territori della penisola che ormai sono suoi, che ormai si trova a dover governare, su quali regnerà, e in questo lungo viaggio, che occuperà mesi e mesi, passa anche da Bologna. Arriva a Bologna nel arriva a Bologna il 1 maggio del 1860 e vi si trattiene fino al 4 di maggio. Questi due dipinti, che appartengono al Museo del Risorgimento di Torino, sono opera di Carlo Bossoli, era il pittore di corte che accompagnò il re Vittorio Emanuele in tutto questo suo viaggio lungo la penisola, lungo le sue nuove terre. E infatti al Museo del Risorgimento di Torino c'è una stanza, una sala dedicata proprio a tutti questi dipinti che rappresentano le città italiane festose e festanti per l'arrivo del loro nuovo re. Riconosciamo tutti ovviamente il mercato di mezzo, cioè l'attuale Via del Sole con lo sfondo delle torri tutta pavesata di tricolori e con le truppe piemontesi in parata, e San Michele in Bosco, ovvero Villa Reale, era la villa dei pontefici, dove passavano, la villa di campagna dei pontefici, in questo caso fu immediatamente riconvertita appunto in Villa Reale, con tutto il corteo che accompagnava il re, che sale appunto agli alloggi che gli sono stati riservati. Le giornate che il re Vittorio Emanuele passò a Bologna furono dense ovviamente di impegni e di presenze pubbliche. Le feste i festeggiamenti, gli spettacoli, in questo caso vediamo un invito per la festa che si tenne la sera del 2 o del 3 maggio al Teatro Comunale, alla quale intervennero 5.000 persone, quindi una festa decisamente molto aperta a tanti. Dicevo, questa visita fu appunto piena di impegni, e il re fu accolto dovunque con grandi feste. Le signore bolognesi gli donarono, fra l'altro, una sella tutta ricamata in modo particolare. Questa che possediamo noi del Museo del Risorgimento è il modello che la Casa Reale da Torino aveva inviato a questo comitato di signore bolognesi affinché potessero ricamare una gualdrappa, una bardatura particolare per il re. Poi
graziosamente, come si diceva nelle case reali, la sella inviata alle signore fu tenuta a Bologna e poi fu donata al nostro museo, e è appunto questa, mentre la sella ricamata, donata al re, è conservata nelle raccolte della Casa Reale a Torino. Quindi le grandissime feste che vennero fatte per il fatto che per celebrare il fatto che Vittorio Emanuele divenne il sovrano di tutte le nostre regioni furono soprattutto quelle del 1860, ma non era ancora ufficialmente decretato, ufficialmente costituito quello che sarà poi il Regno d'Italia. E nei primi mesi, febbraio, marzo, tra il febbraio e il marzo del 1861, infatti, il Parlamento, che qui vediamo in un dipinto sempre del Museo del Risorgimento di Torino, il primo Parlamento italiano, raccolto in seduta plenaria, pieno di pubblico, con il re appunto sul trono sotto il baldacchino, il Parlamento appunto discusse le leggi per la proclamazione di Vittorio Emanuele a re d'Italia, una legge che fu molto sintetica. Articolo, lo vediamo in un bollettino pubblicato pochi giorni dopo, un unico articolo fatto di un'unica frase: il re Vittorio Emanuele II assume per sé e per i suoi successori il titolo di re d'Italia. Punto. Venne approvato il 14 di marzo e venne pubblicato il 17 di marzo, motivo del 1861, motivo per il quale oggi se ne ricorda il 160° anniversario. In chiusura del mio intervento, in modo da lasciare spazio al professor Balzani, che parlerà di cose molto interessanti, vorrei leggervi qualche riga, sempre tratta dalla cronaca di Enrico Bottrigari, che alla data del 14 di marzo del 1861 scrive: il 14 marzo era anche il compleanno, il genetriaco, come si diceva, di Vittorio Emanuele. Oggi 14, la divisata festa ha avuto luogo, cioè la festa per il genetriaco del re, ma era già arrivato anche il telegramma da Torino, dove erano presenti Minghetti, Pepoli, eccetera, quindi i bolognesi avevano già avvertito i propri concittadini di questa cosa, e quindi la grande festa venne fatta il 14. Fu una festa molto importante, ma che si tenne in questo modo. Grande il concorso dei cittadini che si sono recati ad assistere alla rassegna passata dal generale Cucchiari, sia alla divisione qui stanziata che alla Guardia Nazionale. Quest'ultima, in numero di circa 2000, ha fatto bella mostra di sé e nelle evoluzioni non è stata seconda alla linea. Siccome la rivista ha avuto luogo ai prati di Caprara, così la via interna ed esterna di San Felice era piena di carrozze signorili e di vetture pubbliche. Ogni casa della città e ogni bottega faceva sventolare le nazionali bandiere e le finestre erano adorne di tappeti. Nella sera, sopra uno dei colli di Mezzaratta, fuori Porta San Mamolo, si accesero fuochi d'artificio svariatissimi che produssero il migliore effetto, nel mentre che varie bande musicali seguite dalla scolaresca in bell'ordine, con lumi e facci tricolorate, facevano rintronare l'aria di lieti e festosi e viva. Rientrati in città, percorsero sempre in bell'ordine le maggiori contrade, soffermandosi nella piazza maggiore e in quella del Pavaglione, ove suonavano le bande militari. Peccato che la rigida temperatura e il forte vento congiurassero contro l'allegria generale. La proclamazione di Vittorio Emanuele a re d'Italia fu iniziata a Bologna con un telegramma di Torino dello stesso giorno 14. Una salva d'artiglieria che tuonò all'1 ora dopo mezzogiorno fece nota alla città il sospirato avvenimento. Quindi questo 14 marzo si celebrò quello che poi sarebbe stato messo nero su bianco, diciamo così, il 17. E
Chiudo facendovi vedere quelle che potevano essere le macchine pirotecniche, come venivano chiamate, i fuochi d'artificio, i fuochi pirotecnici erano il clou di ogni festa del tempo. E queste erano le grandissime macchine sulle quali si applicavano appunto tutti i fuochi e poi incendiati tutti in una volta davano veramente delle impressioni stupende. E quindi con questo 17 marzo 1861 si era giunti alla proclamazione del Regno d'Italia. Con questo io chiudo la mia presentazione e Grazie chiudo mille. anche l'intervento, passando la parola a Elena. Lo presenti Grazie, tu? grazie, grazie Mirtide. Grazie a Direi voi. che il passaggio dall'Europa al nazionale al locale funziona molto bene, feste e celebrazioni. E adesso di feste, celebrazioni e di memoria ci parlerà il professor Balzani. Unicamente volevo dirvi che ha appena pubblicato, cioè da poco, un libro, Memoria e Nostalgia nel Risorgimento, percorsi di lettura edito dal Mulino. Quindi questa è la presentazione. Lascio la parola al professor Balzani. Allora, buonasera a tutti, grazie dell'invito e mi fa molto piacere naturalmente essere qui. Il mio intervento conclusivo è molto semplice e si occupa, ci siamo divisi un po' i compiti con Elena e Mirtide, e si occupa della celebrazione di questo risorgimento e per capire come esso poi ha interagito con le feste nazionali come quella che stiamo celebrando oggi. Proporrò una breve riflessione su questi argomenti, cercando di ricostruire come la memoria post-risorgimentale ha poi interferito con l'evoluzione della politica, degli eventi che hanno attraversato la storia d'Italia dal 1861 in poi. E partiamo dal post-risorgimento, cioè dall'Italia liberale. Nell'Italia liberale diciamo, le grandi occasioni celebrative sono. È sostanzialmente una all'inizio, nel 1848, cioè la festa dello Statuto, che si celebra all'inizio di giugno ed è una festa mobile perché viene posta alla prima domenica di giugno, una festa molto istituzionale, ufficiale, diciamo così, con una partecipazione che all'inizio è abbastanza notabilare e popolare, poi diventa sempre di più una festa abbastanza semplice, cioè di quelle statali. E bisogna aspettare il 20 settembre del 1895 perché sia istituita un'altra festa, che è una festa risorgimentale, direi la conclusione del risorgimento nella logica degli uomini del post-risorgimento, che è appunto la festa civile del 20 settembre come giorno festivo. E il periodo liberale non ne conoscerà altre. Qui però vediamo in questi bellissimi francobolli come l'epica del Risorgimento in realtà entri a far parte della filatelia a partire dal 1860, scusate, a partire dal 1910. Fino al 1910 le immagini dei francobolli sono sostanzialmente quelli dei sovrano, poi incomincia con il cinquantesimo dello sbarco in Sicilia di Garibaldi e soprattutto col primo cinquantenario dell'Unità d'Italia, una vera e propria tradizione che è quella della celebrazione, diciamo, delle date topiche importanti dello Stato anche attraverso i francobolli. E direi che la prima serie importante è proprio quella del 1911, che è il primo cinquantenario dello Stato. Bisogna aspettare il dopoguerra, il primo dopoguerra, per vedere aggiungersi un'altra festa a quelle che conosciamo. Qui vediamo le immagini del cinquantenario mazziniano del 1922, ma la festa che si aggiunge nel 1919 è chiaramente quella del 4 novembre, che rappresenta la conclusione epica del Risorgimento per gli uomini del post-Risorgimento e anche per quelli che fanno la Prima Guerra Mondiale. Quello fa parte della comunicazione civile
dei ragazzi del 99 e di quelli che vengono dopo. E quindi il paese, a partire dal 1919, festeggia anche il 4 novembre come conclusione non solo della Prima Guerra Mondiale, ma anche, potremmo dire, come conclusione vera e propria del Risorgimento con il recupero di Trento e Trieste. Durante il fascismo c'è una radicale riconversione di tutte le feste civili, anche che sono state create prima, e se ne introducono di nuove. Rimane naturalmente lo statuto, rimane naturalmente il 4 novembre, che anche per Mussolini è una data fondamentale, perché è l'Italia di Vittorio Veneto, non a caso quella che veniva portata al re il 28 ottobre, no? I giorni con la marcia su Roma, nei giorni direttamente successivi. Mussolini però altera il quadro delle feste e inserisce le feste del fascismo, quindi una festa diventa il 28 ottobre, quindi la marcia su Roma, un'altra festa diventa il 23 marzo, che è la nascita dei fasci di combattimento, un'altra festa diventa il 21 aprile, non dimentichiamolo, che è il Natale di Roma, che sostituisce il 1 maggio, perché c'è una specie di, anche in questo caso, una sostituzione di una festa in qualche modo sulfurea legata alla tradizione socialista con una invece legata alla gloria della romanità, e poi un'altra sostituzione che è quella del 20 settembre, che nel 1930 viene abolito come festa civile, con l'11 febbraio, che è la stipula dei patti lateranensi. Quindi vedete come il fascismo mette le mani su queste feste, cosa che lo Stato liberale aveva fatto con molta sobrietà. Lo Stato liberale era stato da questo punto di vista particolarmente delicato, non aveva alterato il quadro della memoria, aveva rispettato, diciamo così, quella che era l'imprinting sabaudo, aggiungendo il 20 settembre come data conclusiva, se vogliamo, di una operazione culturale. Qui vedete al tempo del fascismo che incomincia la celebrazione di tutto il Risorgimento, e quindi incominciano una serie di bellissime serie filateliche davvero strepitose, in cui Mussolini diciamo il fascismo racconta la storia d'Italia, la racconta come la vuole lui e la mette su francobolli. Questi francobolli circolano e hanno il compito, se vogliamo, pedagogico, no, di formare i cittadini. Vedete come funziona? Funziona che c'è una specie di slogan che è scritto da Mussolini, Dante Alighieri, il più alto genio della poesia, firmato M, che è la M di Mussolini, pure Cristoforo Colombo, il più audace navigatore degli oceani, firmato Mussolini. Ecco, questo è il modo con cui Mussolini racconta la storia d'Italia. Ecco, queste dinamiche naturalmente hanno corso durante il periodo fascista, e nella parte immediatamente post-fascista il problema di come epurare questa memoria e di recuperarla a una dimensione potremmo dire democratica, civile, naturalmente si pone immediatamente. Qui ne vedete delle altre sempre naturalmente che celebrano anche Savoia, che celebra Emanuele Filiberto, tutte le serie fasciste sono davvero dal punto di vista estetico fra le più pregiate e pregevoli che si possono vedere. C'è una grande accuratezza nella creazione di questi francobolli. Cosa succede? Che nel periodo post-fascista, qui abbiamo il cinquantenario garibaldino, il 48 di Bologna, ce n'è per tutti i gusti, naturalmente, e il primo centenario del 48, siamo nel post-risorgimento, perché naturalmente la Repubblica che nasce nel 46 vuole mantenere la tradizione. Ma che tradizione conserva? Allora, guardiamo le feste civili che sono fissate nel 1949, c'è il 2 giugno, c'è il 25 aprile, naturalmente, che è l'altra grande festa civile della Repubblica, c'è il 1 maggio, che viene ristabilito naturalmente come festa dopo la pausa fascista, e rimane il 4 novembre. Questo quadro, possiamo dire, è il quadro che rimane inalterato fino agli anni 70,
fino agli anni 70, perché? Perché nel 1977, sotto l'impulso della famosa austerity, col bisogno di sfoltire le feste religiose, anche, non dimentichiamo, ce n'erano molte, erano le feste religiose in Italia, c'era l'Ascensione, c'era San Giuseppe il 19 marzo, cioè ce n'erano varie, sotto l'impulso di questo bisogno di austerità e di ritorno al lavoro vengono eliminate un sacco di feste e vengono sostituite con delle feste mobili oppure direttamente soppresse. Fra le feste che vengono soppresse c'è il 2 giugno che viene spostato alla prima domenica utile e c'è il 4 novembre che perde la sua centralità, rimane il 25 aprile che è l'unica data, diciamo, a quel punto civile che mantiene una sua festività. Questa dimensione, diciamo, di soppressione delle feste civili, per la verità viene approvata senza, con un po' di dibattito nel Parlamento italiano nel 1977, fra il 76 e il 77, ma bisogna dire senza troppa pubblicità, nel senso che anche un clima certamente molto lontano dal recupero della cultura risorgimentale, quello che si respira allora in Italia, non c'è una grande attenzione per questo. Quando ritorna l'attenzione per la dimensione, diciamo così, civile e culturale, storica del risorgimento, ricomincia alla fine degli anni 90, quando i presidenti della Repubblica, perché bisogna dire che la Presidenza della Repubblica dagli anni 90 in poi ha anche questa funzione pedagogica civile che diciamo nella prima fase era appartenuta più ai partiti, più al governo, se vogliamo, la tradizione, la tradizione, diciamo, patriottica viene fatta propria dalla cultura della Presidenza della Repubblica. Tutti i Presidenti della Repubblica da Scalfaro in poi si dedicano a ripristinare delle feste o a crearne di nuove, bisogna dire. Allora la prima la fa Scalfaro nel 1996 e crea l'occasione, la festa del tricolore che dovrebbe celebrarsi dal 7 gennaio in poi, anche se non è una festa nel vero senso della parola, è una celebrazione, una ricorrenza. Bisogna dire che all'inizio funziona nel 97 perché è il bicentenario del tricolore e poi rimane una festa di Reggio Emilia, cioè nel senso che oggi ha perso questa dimensione nazionale, obiettivamente si sono perse le tracce. Poi c'è Ciampi che, dopo aver recuperato la funzione del Vittoriano come altare della patria, bisogna dire che il Vittoriano era un luogo isolato, oscuro e abbandonato, dopo che nel 1969 il giorno di Piazza Fontana era stata messa una bomba anche al Vittoriano, che era esplosa senza fare vittime, ma che aveva portato alla chiusura del Vittoriano. Il Vittoriano rimane chiuso fino alla fine degli anni 90, viene recuperato sotto la presidenza Ciampi, ripristinato come altare della patria, come luogo anche di visita e di celebrazione, oltre che di mostre, quindi uno spazio espositivo, viene riaperto il Museo del Risorgimento. Dal 2000 Ciampi spinge il governo a ripristinare la data del 2 giugno come festa fissa della Repubblica, mentre il 4 novembre rimane una festa mobile, naturalmente non ha più ha perduto per sempre questa dimensione che aveva avuto dopo la Prima Guerra Mondiale, ovviamente, fino ad arrivare nel 2012 quando Giorgio Napolitano, a conclusione delle celebrazioni del 150esimo, istituisce la festa, che non è tuttavia una festa, diciamo, nel vero senso della parola, non è una festa civile nel senso che le persone non stanno a casa dal lavoro, ma è la festa del 17 marzo, e cioè della proclamazione del Regno d'Italia. Bisogna dire che i presidenti della Repubblica che sono attivi dalla fine del secolo XX si dedicano molto al recupero del risorgimento come al cemento della cultura civile dell'Italia. Tutti i presidenti operano su due piani: da un lato la Costituzione, che è l'arca della memoria, potremmo dire del diritto comune dei cittadini italiani, e dall'altra parte il Risorgimento come grande prodromo di tutti gli sforzi che l'Italia ha fatto e che è chiamata a fare, perché non bisogna dimenticare che c'è sempre questo
questo raccordo fra il passato, il presente e il futuro, che costituisce l'altra, diciamo, l'altra branca fondamentale della, dell'attività di custodia della memoria che la Presidenza della Repubblica sceglie per sé. E noi oggi quindi siamo qui a ricordare una data risorgimentale che non avremmo ricordato se fossimo stati 50 anni fa. 50 anni fa le date di riferimento erano tutte post risorgimentali, non erano risorgimentali, avevano radici nel risorgimento ma non erano del risorgimento, e bisogna dire che questo è un elemento sul quale riflettere, perché la scelta del risorgimento ha anche un senso rispetto alle tante tensioni che nel paese cercano di ancora presenti, di contestazione dei processi unitari. Basti pensare al neoborbonismo del sud, basti pensare alle tensioni che sembrano in qualche modo minare quelle che sono le basi della convivenza civile nel paese, ci sono ancora, e tutto sommato il ricorso a questa risorsa, che è una risorsa retorica, perché no? Retorica in senso buono, non è detto che la retorica sia sempre negativa, in questo caso si tratta di una manutenzione della memoria sociale alla quale gli storici del risorgimento, che sanno pure che il risorgimento si studia in altro modo, diciamo attraverso i documenti, attraverso percorsi di ricerca che sono molto diversi e sofisticati, tuttavia si prestano perché hanno cognizione e contezza di quello che è il compito civile che li aspetta e che deve accompagnare la loro professione. Grazie. Grazie al professor Balzani per questo excursus. Io a questo punto direi che permettetemi di ringraziare anche gli amici e colleghi del Museo del Risorgimento che ci aiutano con le questioni tecniche, che ci hanno aiutato con le prenotazioni e tutto, perché veramente, Mirtide non la ringrazio neanche perché tanto ormai viaggiamo in coppia, ma Roberto Martorelli e Luca, esatto.